Fondazione Ragghianti di Lucca dedica una grande mostra retrospettiva a Mario Nigro. È una scelta dettata da varie ragioni. È una mostra che nasce in occasione del centenario della nascita di questo grande artista toscano, che peraltro fu anche in contatto con lo stesso Carlo Ludovico Ragghianti, cui è dedicata la nostra fondazione. Ma al di là delle ricorrenze degli anniversari, è una mostra che si pone un obiettivo di carattere eminentemente culturale e scientifico, proprio di un centro studi qual è la Fondazione Ragghianti, ovvero quello di recuperare, studiare, rianalizzare l'intero arco della carriera di Mario Nigro, che è stato un grande protagonista dell'arte italiana della seconda metà del Novecento, inserendolo peraltro all'interno di un contesto e quindi istituendo confronti con l'opera di altri artisti del contesto europeo e non soltanto europeo, in modo tale da cogliere di volta in volta nel variare, nel mutare degli stili e dei linguaggi adottati da Nigro, le possibili tangenze, i possibili rapporti. Quindi si parte dagli spazi totali, dal legame con una possibile analisi della musica come modello strutturale della pittura, per arrivare invece agli ultimi esiti della pittura di Mario Nigro, che sono messi in relazione con le opere di altri grandi artisti del contesto internazionale. È una mostra quindi che ci restituisce un'immagine di Nigro come un grande protagonista del moderno, ma con una sua tipicità, ovvero quella di non perseguire un'immagine fredda, un effetto asettico di queste ricerche formali e cromatiche, ma di far sempre palpitare un elemento di vita, di forte partecipazione emotiva, umana, politica, emozionale all'interno di opere d'arte, la cui semplicità quasi minimalista, in alcuni casi, è apparente, perché in realtà nasconde sotto, ma lascia trapelare in effetti, un vero e proprio palpitare di vita e di partecipazione. La struttura del colore è quella che costruisce lo spazio ed è proprio attraverso gli spazi del colore che abbiamo voluto costruire questa mostra. L'idea fondamentale dell'intera opera di Nigro è sempre stata quella di liberare il colore dai propri elementi di associazione narrativa o descrittiva per farne invece un distillato della realtà. La prima sezione è dedicata a un nucleo di opere su carta che vennero esposte nella prima mostra personale di Nigro nel 1949 alla Galleria Salto di Milano, che era un po' il quartier generale delle ricerche astratte in Italia nell'immediato secondo dopoguerra. E sono opere proprio in cui si vede la transizione da un linguaggio lirico di astrazione molto legato anche alle matrici dell'avanguardia come Kandinsky o Klee, sino proprio alla strutturazione del colore in spazio che poi si ritrova nella prima grande sala della mostra, quella dedicata al dialogo fra pannello a scacchi e pittura fuga, un'opera a tema musicale, e la genesi dello spazio totale, il primo grande ciclo compiuto del linguaggio di Nigro, che definisce questa nuova idea di spazio come griglie in opposizione e proiezione prospettica che vogliono ricreare il dramma della realtà. Thank you.
L'astrazione per Nigro è un modo di declinare la sua contemporaneità, mettendo insieme l'emozione e la razionalità come i due elementi fondanti di quella che lui chiama la struttura intima dell'uomo. Negli anni 70 tutto questo viene tradotto in un nuovo ciclo, denominato tempo totale, ovvero le strutture fisse con licenza cromatica, come le chiama Nigro, che nel fluire del tempo, visualizzato attraverso una sequenza di trattini colorati, presentano appunto un trattino di colore diverso dagli altri, che è appunto la licenza cromatica, la libertà dell'uomo nel fluire degli eventi. L'analisi della linea è la risposta che Nigro dà alle coeve esperienze concettuali che negli anni 70 portano appunto a un'analisi degli statuti dell'arte. Per lui l'analisi dell'arte è l'analisi degli strumenti primi dell'arte, il colore e la linea, che appunto nel 1980 poi si squarcia in un terremoto, come lui lo definisce. Una definizione che si lega anche a un momento di transizione nella sua opera, dove il colore si annulla e diventa semplicemente un accenno di spazio nel disquarcio del limite. Il frantumarsi della linea nei terremoti di Nigro corrisponde al frantumarsi della storia, all'aprirsi di un'epoca di grandi conflitti ideologici, religiosi, che viviamo oggi come la nostra più stretta contemporaneità. Nigro risponde a questo ancora una volta tornando alla pittura, all'analisi del colore in questo caso, nei grandi cicli espressionisti degli anni Ottanta, come i ritratti e i dipinti satanici, nei quali proprio il fluire della pittura richiama il fluire della storia come un grande fiume in piena che travolge le vite e le emozioni dell'uomo. E si conclude poi con un accenno a quella che lui chiama la meditazione sul colore e poi ancora nel 91-92 le opere ultime, le strutture, che sono proprio segni di pace, possibilità di ritrovare attraverso il colore, la pittura, un messaggio di solidarietà fra gli uomini.